L'allarme arriva da Conf Cooperative e Lega Coop. A Ferrara, ma vale per il resto della regione, il personale sanitario è migrato dalle cooperative sociali verso la sanità pubblica. Ad oggi ci ritroviamo a dover fare i servizi con almeno il 25% del personale in meno, con punte anche che ci possono preoccupare nella continuità dell'emergenza. Significa che per le 10 più grandi cooperative della regione Emilia-Romagna mancano 200 infermieri, a noi mancano dai 20 alle 25 unità, e significa che non riusciamo a dare continuità al servizio. Un operatore su quattro ha scelto di lavorare negli ospedali, lasciando sguarnite le CRA e le altre strutture che si occupano di anziani. Un'emorragia di personale che non garantisce più il servizio per il numero di richieste attuali. Significa che le residenze hanno smesso di assorbire ospiti. C'è da dire che il momento di emergenza sanitaria è tale per cui le priorità sono altre rispetto alla gestione degli anziani. Dalle cooperative la risposta è univoca. Bisogna ripensare il tutto come un sistema unico, in cui gli infermieri possono lavorare anche per più di un datore pubblico o privato che sia. Abbiamo chiesto una convocazione di un tavolo congiunto perché il problema deve essere visto nel suo complesso rispetto all'assistenza sanitaria. Abbiamo chiesto un utilizzo diverso degli studenti del terzo anno di infermieristica e abbiamo chiesto una normativa diversa, più agile per riuscire, come posso dire, ad attivare risorse infermieristiche dall'estero.